Buongiorno, ciao a tutti. Anche oggi c'è una splendida giornata che allieta il nostro cuore in questo mese di giugno, un po' difficile a livello meteorologico, però tutto sommato, ecco, il sole, l'estate sta avanzando. Anzi, cogliamo l'occasione per dire che non so se è domani, perché c'è il bisestile, o addirittura domenica 21, giorno ufficiale, inizia l'estate. Un'estate sicuramente un po' diversa da quello che magari ci si aspettava, però tutto sommato non possiamo neppure lamentarci. Allora, ieri sera abbiamo concluso il nostro percorso, il nostro itinerario spirituale dedicato alla Madonna, che abbiamo iniziato a metà maggio, abbiamo concluso praticamente ieri, ecco. È stata un'iniziativa ben riuscita, perché intanto abbiamo rispettato quelle che erano le norme di sicurezza, perché il distanziamento, così, ecco, non sono baggianate, vanno tenute presenti ancora adesso. Infatti nei permessi che avevo chiesto, sia la Polizia Municipale sia il Sindaco mi ha raccomandato questo, e le persone sono state rispettose di questo. Mi è piaciuto perché ha raccolto due aspetti molto belli, molto importanti. Prima di tutto la preghiera insieme, e poi anche il fatto di ritrovarci da parte mia, anche come sacerdote, come parroco, di andare un po' incontro alle persone, alla gente, rivederle, e magari anche dopo il rosario scambiare due chiacchiere, insieme poi alla benedizione che abbiamo fatto a tutte le famiglie delle vie, ecco, dei cortili lì presenti. Però ieri sera dicevo una cosa, no? Con Claudio in questi ultimi tempi, durante anche il Buongiorno del Mattino, abbiamo fatto tante diciamo esplorazioni, abbiamo scoperto anche tante belle cappelle votive, abbiamo scoperto anche durante le sere del Rosario tante statue o immagini sacre che diciamo la famiglia che ci ha ospitato ha voluto così allestire per il momento della preghiera, magari anche raccontando il legame, no, di queste statue, di queste immagini che hanno magari un loro legame affettivo, perché appartiene alla nonna, perché appartiene ad un regalo della mamma, eccetera, eccetera, eccetera. Io ieri sera mi sono permesso, lo ribadisco anche adesso, è importante ed è bello avere, custodire anche gelosamente magari delle immagini sacre, una Madonnina, un crocifisso o Sant'Antonio piuttosto che eccetera eccetera. Però non dimentichiamolo mai, queste immagini ci aiutano certo ad elevare il nostro pensiero a Dio, ma non siamo degli idolatri, eh? L'immagine sacra non è un qualcosa di magico o qualcosa che diciamo in automatico ti permette la protezione di Dio, no, non confondiamo questo, sono immagini che ci ricordano la cosa invece più importante, che bisogna pregarle, bisogna pregare la Madonna, bisogna pregare il Santo, bisogna essere uniti al Signore Gesù, quindi ci ricordano l'importanza della vita spirituale, che è davvero qualcosa che ti ha una carica speciale, dona la salvezza, ci libera appunto anche dal male interiore e soprattutto ci dona tanta pace, quella pace che viene da Dio, la più grande che ci sia. Quindi anche attraverso questo percorso, questa scoperta di immagini sacre, di angolini dedicati, che so io appunto alla Madonna piuttosto che ad altri santi, ecco, un invito vale per tutti, anche di fronte all'estate che arriva, certo un po' di lì bisogna ritemprarsi un po' da quello che abbiamo un po' subito, da quello che abbiamo dovuto anche sopportare, però non dimentichiamo mai il valore, ecco, dello spirito, il valore spirituale, insieme a quello chiaramente che è la nostra corporeità, i bisogni che abbiamo, eccetera, perché la vita spirituale dà un tono e uno slancio davvero del tutto particolare alla vita di una persona. Detto questo, vi auguro una splendida giornata, una serena giornata, augurandovi tanto bene, tanta pace e tanta salute. Ciao a tutti!